eccoci nella nuova puntata. È periodo di feste, quindi ormai si sente nell'aria e non, e si vede decisamente anche da questo, ma andrò a toglierlo per cucinare ovviamente. Ho pensato questa volta di portare una ricetta di un primo che può esservi anche utile in questo periodo dove effettivamente si va a cucinare un po' la qualunque, sia a casa nostra, sia a casa di amici, parenti, qualsiasi. E so che spesso viene vista la scelta del piatto un po' in modo sofferente. Cosa faccio? Cosa preparo? Non ho voglia di mettermi a cercare. Vi do un'idea. Un'idea che preparo con voi per la prima volta oggi, quindi speriamo di non fare disastri, ma eventualmente li facciamo insieme. Sarà una calamarata, che non vuol dire il pesce, il calamaro, ma è proprio un tipo di pasta che vi mostrerò. E avrà un sugo di zucca, speck, funghi e noci. Andiamo a prepararlo insieme. Ci serviranno 400 g di zucca già pulita, 400 g di calamarata, questa è la pasta che vi dicevo, 300 g di funghi champignon, 160 g di speck. Ci servirà poi uno spicchio d'aglio, sale e pepe quanto basta, un goccino di olio e qualche noce per andare a guarnire il piatto. Le prime due cose da fare sono far bollire la zucca, ci basterà una pentola piena di acqua già bollente, in un 15 minuti dovrebbe diventare abbastanza morbida, toccatela con la forchetta, se affonda bene vuol dire che è perfetta. Stessa cosa dovremo fare poi con lo speck, che in questo caso non lo andremo a bollire ma lo metteremo in padella a rosolare, per lo speck ci vorranno invece 5 minuti. Andiamo a spostare tutto quanto. E poi il nostro speck. Ci vediamo direttamente quando entrambi gli ingredienti sono pronti. Allora, lo speck è pronto dopo i 5 minuti, la zucca 15 minuti è mollissima, quindi si può frullare, vi faccio vedere dopo. Quello che andremo a fare adesso è prendere una bella casseruola, giro d'olio, mettiamo il nostro spicchio d'aglio e poi ci tuffiamo i nostri funghi champignon. Usate una casseruola un po' grossa perché qui dentro dovremo far saltare anche la pasta, quindi deve essere abbastanza grande da passare tutto quanto insieme. Adesso andiamo a frullare invece la zucca. Adesso andiamo a frullare la nostra zucca, l'ho inserita all'interno di questo contenitore, se ne avete anche altri ovviamente benissimo. Ho già messo dentro un po' di sale e un po' di pepe. Possiamo cominciare a frullare. Allora, dopo 10 minuti i nostri funghi si presentano in questo modo. Adesso li lasciamo un attimo da parte. Due consigli che io sono riuscita più o meno a tenere: nella stessa padella in cui abbiamo rosolato lo speck possiamo far rosolare i funghi. Io purtroppo ne ho tenuta una piccolina per lo speck e quindi ho fallito miseramente, quindi ne ho usato un'altra. Ma quello che possiamo fare è utilizzare l'acqua di cottura della zucca per cuocerci la pasta. Quindi adesso vediamo se ci sta fisicamente, chi lo sa, forse sì, forse no, probabilmente no, ma ormai la cosa l'ho fatta, quindi che sia giusto o sbagliata lo vediamo. Per adesso ci sta in qualche modo, adesso andiamo a girarla così almeno ci sta tutta, si spera, in modo uniforme. Se Dio vuole, sì. Bene ragazzi, contando che questa pasta ha un 13 minuti circa di cottura, ci vediamo dopo quel tempo. È arrivato il momento di assemblare tutti gli ingredienti. Abbiamo fatto cuocere la pasta, ricordo, nell'acqua di cottura della zucca. Adesso l'abbiamo inserita nel padellone insieme ai funghi champignon cotti. Non ci resta che aggiungere lo speck. Inserire la nostra zucca, vi consiglio di utilizzare un leccapentola che vi va a togliere proprio il più possibile di purea, così non ne sprecherete neanche un po'. Ok, dopodiché una volta che avremo finito con la zucca dobbiamo inserire le nostre noci, ovviamente sbriciolate.
Io li ho chiusi in un sacchetto e rotti con un mattarello, ma potete utilizzare tranquillamente anche il robot da cucina se avete voglia di usarlo solo per le noci. E amalgamiamo tutto insieme. Fatto questo, andremo ad impiattare. Questo è il risultato, i miei bellissimi impiattamenti, non so fare di meglio, quindi ci accontenteremo. Andiamo di assaggio, se riesco a non ustionarmi, possibilmente. Direi che l'esperimento è più che uscito, assolutamente. Fatemi sapere se la fate e se vi piace. Ciao, buone feste!